parlava di quando ci si allenava nel fango, il mondo lo si scopriva giocando. Ciao a tutti dal vostro Ludoce, oggi andremo a trattare i due match degli ottavi di finale, il quinto e il sesto ottavo di finale che ha avuto luogo ieri per quanto riguarda il mondiale femminile di calcio che si tiene in Francia. Ieri abbiamo visto la Spagna perdere per 2-1 contro gli Stati Uniti e dunque gli Stati Uniti andranno ad affrontare la Francia per i quarti di finale, e abbiamo visto anche la Svezia trionfare per 1-0 con appunto una partita molto divertente soprattutto a livello nel secondo tempo. Però nel primo tempo abbastanza bloccato, ovviamente per paura un po' delle due squadre di scoprirsi. Poi alla fine è arrivato il gol della Svezia e il Canada ha dovuto fare qualcosa in più. Ma ora parliamo prima della Spagna contro gli Stati Uniti. Innanzitutto è una delle partite più attese stata. Perché? Perché chi avesse vinto avrebbe affrontato la Francia. Quindi è importante arrivare contro la Francia con il morale alle stelle, con il vento in poppa. Subito la Spagna che ci prova con un tiro da fuori ma ribattuto dalla difesa molto bene, però la Spagna subito che dimostra di essere in partita. Rigore per gli USA a quinto minuto di gioco del primo tempo, appunto su un fallo su Toby Nitt, che veramente quando si scatena diventa fenomenale, riesce sempre a creare qualcosa. Quando invece diciamo non punta l'uomo, non punta la donna in questo caso, diciamo che perde molto. Lei deve sempre stare al vivo dell'attenzione, altrimenti perde secondo me quell'attimo in più. Il gol 1-0 con Megan Rapinoe, il capitano degli Stati Uniti, che mette al sicuro, almeno parzialmente, il risultato per gli Stati Uniti. Poi che succede? C'è un errore in difesa con il passaggio di Nair per il difensore, appunto la difensore degli Stati Uniti, che non si accorge, Sauerbrand, che non si accorge dell'arrivo alle spalle di Jenny Hermoso. Per questo che succede? Jenny Hermoso, o meglio di un attaccante spagnolo che passa la palla a Jamie Hermoso, che è lì bravissima con il destro che non è il suo piede, però a metterla sotto al set, sotto all'incrocio, appunto all'incrocio dei pali. 1-1 clamoroso per la Spagna, che ha sfruttato forse uno dei rarissimi errori difensivi nella storia degli Stati Uniti, proprio così banali almeno. Poi occasione appunto per Megan Rapinoe, grandissima palla di Rose Level, pazzesca, probabilmente la migliore in campo per quanto riguarda le States. Bravissima Sandra Pagnos, comunque in questo mondiale sta facendo molto bene, un po' al contrario di quanto accadde due mesi fa nella finale di Champions League contro il Lione, però lì forse il Lione era comunque nettamente superiore. Sarebbe stato comunque sia, indipendentemente dalla performance del portiere del Barcellona, sarebbe stata nettamente superiore, quindi avrebbe comunque vinto. La chance per Julie Hertz, che la manda alta, diciamo che gli Stati Uniti fanno qualcosa in più, però la Spagna c'è, sempre nel vivo del gioco, e nel secondo tempo riesce anche a creare qualcosa. Purtroppo diciamo che la Spagna poi si è mangiata anche un paio di occasioni vicino alla porta, soprattutto una con Virginia Torresilla, se non sbaglio, o con Patrick Chicarro. È arrivata sempre molto vicino, poi non ha creato incredibili soluzioni, perché è un po' quello che manca alla Spagna, cioè gioca bene, poi negli ultimi 15-10 metri si perde clamorosamente. Sembra che l'area di rigore sia stregata per la Spagna, una cosa pazzesca. Giocano bene al centrocampo, benissimo, una bellissima squadra la Spagna, bellissima squadra, però secondo me gli manca quel qualcosa in più, quella cattiveria in più a livello offensivo per appunto riuscire a fare qualcosa in più. Secondo tempo, che succede? Altro calcio di rigore concesso agli Stati Uniti dopo un tocco evidente ma non secondo me così importante, però ci può stare perché non puoi toccare in quel modo Rose Lavelle in mezzo all'area. Giustamente l'arbitro di fischia il fallo, va a rivedere il VAR, non c'è la possibilità di constatare l'intensità del tocco, quindi a parer mio giustissimo il calcio di rigore assegnato, conferito agli Stati Uniti, che mette a segno per il 2-1 ancora una volta Megan Rapinoe. Quindi se mandate lei sul dischetto 99% delle volte segna, l'avete capito. E dunque diciamo la Spagna ci prova con lanci lunghi, ma si vede che la Spagna è una squadra di giocare con palla a terra o comunque con rasoiate importanti, veloci. Poi divisa schierata è difficile, gli Stati Uniti e li becchi impreparati, quindi secondo me alla fine ci può stare, anzi ci sta la vittoria degli Stati Uniti chiaramente, che dunque quarti di finale affronteranno la Francia. Questa penso una finale anticipata, io credo. Non voglio esagerare perché non si sa mai, sapete, nel mondiale è tutto strano, è una competizione strana nel mondiale, quindi non lo so, ma nel 90% dei casi diciamo una partita del genere è poi una finale anticipata, quindi direi che da questa finale, a questa quarta finale potrebbe uscirne la vincitrice del mondiale, perché indipendentemente da Francia o Stati Uniti, la Francia gioca in casa, gioca
quando vuole giocare bene, gioca bene e fa la differenza. Si vede che ha qualcosa in più. Gli Stati Uniti li conosciamo, quindi sono le più forti. Quindi al momento direi che Francia e Stati Uniti sono le due che possono vincere il mondiale. Poi ci metterei l'Inghilterra. Perché? Perché se l'Inghilterra dovesse battere la Norvegia, poi affronterebbe una squadra tra Francia e Stati Uniti a questo punto, in semifinale. E quindi lì si farebbe bene. Si annullerebbero tante squadre europee, perché la Spagna è stata eliminata, la Norvegia, l'Inghilterra, appunto una delle due squadre verrebbe eliminata, e anche una tra Francia o comunque Stati Uniti e Inghilterra. Quindi in quel caso molte squadre europee si annullerebbero. Con questo non voglio dire che nessuna europea arriverebbe in finale, perché ci sarebbero altre squadre europee come la Germania, la stessa Italia, anche se è difficile che l'Italia arrivi in finale, però ci può pensare sicuramente. Quindi la parte alta del tabellone è un po' più competitiva, secondo me. Quella dell'Italia è un po' meno competitiva. Questo può essere un fattore favorevole a noi, anche se poi dobbiamo attendere la partita tra Olanda e Giappone per vedere contro chi andremo ai quarti finale, se oggi dovessimo battere chiaramente la Cina, perché non è detto, anzi dobbiamo stare molto attenti. Comunque, Svezia contro Canada. Passiamo a Svezia contro Canada. La vincitrice di questo match affronterà la Germania, appunto, e direi che comunque sia una partita anche quella imperdibile, quarti finale. Magari non sono due squadre che, secondo il nostro modo di vedere, possono arrivare in profondità, a fondo di questo mondiale, in fondo di questo mondiale. Credo però che la Svezia abbia qualcosa di strano, cioè non gioca così bene, però a volte fa due o tre azioni che dico, questa è una squadra clamorosa. Cioè ieri, il secondo tempo, ha fatto due o tre azioni clamorose, specialmente il gol, e dicono, questa è una squadra da top player, non è una squadra. Eppure avrà due o tre top player, avrà Blastenius, che non è una top player per il mio, è una che non segnava da un anno, poi risegna adesso, vabbè, fatto un bel gol, ok, però su grandissima palla di Kosovo Raslani, che secondo me è l'anima di questa Svezia. Poi c'è Rolfo che quando è in giornata può fare la differenza, però sono quelle due o tre giocatrici, non ha un assetto difensivo clamoroso. Però che fa la Svezia? Gioca con il fisico, gioca con il cromo, gioca di scaltrezza, di furbizia, è quello che ha fatto ieri. Nel momento di maggior intensità del Canada a livello offensivo, che ha fatto la Svezia? A parte in contropiede, ha sfruttato la capacità di Kosovo Aslani di superare l'uomo e di andare appunto a superare il centrocampo canadese, che era un po' la barriera, no, tra Svezia e la porta canadese. Che ha fatto? Pallone in profondità perfetto per Blastenius, e l'ha messa dentro. Facile, non è mai facile in un mondiale segnare un gol, non è mai facile, pure davanti al portiere, anche perché ieri pressala sia da Labbe che dalla, che sarebbe il portiere del Canada, sia dal difensore del Canada, appunto. Quindi direi che Blastenius mette a segno un gol importantissimo nel secondo tempo, dopo un primo tempo molto bloccato. 1-0, da lì il Canada, che già si era comunque precedentemente svegliata all'inizio del secondo tempo, si sveglia ancora di più, o meglio lo fa, anche se non è, secondo me, negli ultimi 10 minuti, quando la Svezia arretra un po' troppo il baricentro. Che fa? Attacca. Calcio di rigore concesso clamorosamente al Canada. Va Baggy sul dischetto. Io credo che qui Sinclair abbia un po' peccato di mancanza di personalità. Cioè, sai che è l'ultimo mondiale che fai, sai che ha segnato la storia di questa nazionale, devi prenderti le responsabilità. Io non so chi l'abbia scelta questa cosa. Probabilmente hanno capito che forse in Sinclair c'è troppa pressione, però io penso che una giocatrice di questo calibro debba andare sul pallone, come ha fatto Megan Rapinoe, che è il capitano, ha preso la palla, è andato sul dischetto e ha segnato. In questo caso Baggy, che secondo me è quella che è una delle migliori del Canada. Poi alla fine neanche le possiamo addossare la colpa, perché è chiaro, il rigore si può sbagliare, lo sbagliano in tanti, quindi non è quello. Chiaro che però poi è un rigore che è costato caro, perché poi Linda ha grandissima parata. Vi posso assicurare che non è facile, perché con questa nuova regola almeno un piede deve restare sulla linea, poi chiaro ti sposti ovviamente, però vi posso assicurare che non è facile a calciarlo, anche non dico benissimo, ma bene comunque sia, perché se il portiere fosse andato dall'altra parte nessuno avrebbe detto niente. Mo sicuramente avrebbe detto calciavo male perché ha parato. No, lei è stata brava, Linda, arrivarci. Quindi gran parata, una Linda che non mi aveva ben convinto nelle altre partite, anche se non ha avuto grandissime occasioni le altre squadre. In questa partita invece secondo me ha dimostrato di essere un gran portiere, e con questa parata l'ha dimostrato ulteriormente, e quindi da lì diciamo il Canada ci ha provato fino alla fine, ma diciamo non è riuscito poi a creare clamorose palle gol. Sinclair è sempre voltata di spalla alla porta, non ha mai riuscito a trovare il gol. La Svezia passa e affronterà la Germania. Da qua secondo me
secondo me la Germania, se dovesse battere la Svezia, andrà sicuramente in finale. Poi chissà, potrebbe incontrare l'Olanda, il Giappone, l'Italia, la Cina in semifinale. Chissà, ragazzi, tutto è possibile. Io mi aspetto, cioè, se fosse davvero una semifinale tra Germania e Italia, sarebbe un ricordo di 13 anni fa. Chissà, mai dire mai. Comunque, se l'Italia oggi giocherà alle 6, ricordiamo, e devo dire la verità, cioè, arrivare ai quarti sarebbe un miracolo. Cioè, non che sia impossibile questa partita, ma sarebbe un miracolo nel senso che nessuno alla vigilia di questo mondiale avrebbe detto che le azzurre sarebbero arrivate a questo punto. Con questo morale, poi, magari terza nel girone contro, che ne so, la Germania, per dire. Allora lì. Però io penso che possa farci e possa arrivare ai quarti. Olanda-Giappone, sulla carta vedo adesso l'Olanda, nonostante il Giappone sia arrivato nelle finali degli ultimi due mondiali, vedo l'Olanda perché gioca molto bene, meglio, è più qualitativa, se non al momento, meno tocchi di palla e più verticalizzazioni, è un attacco formidabile, a parte Lieke Martens un po' così, però ha comunque altre giocatrici fantastiche, come esempio Miedema, come esempio Van den Sanden, quindi sicuramente l'Olanda ha qualcosa in più e magari ai quarti potremo vedere Olanda-Italia, Italia-Olanda, quindi... Ma perché no? Con questo è tutto, quindi sull'1-0 della Svezia contro il Canada vi lascio e noi ci aggiorniamo domani, ma soprattutto adesso voglio soltanto dire una cosa. Forza Azzurre!